Ieri pomeriggio una carovana di auto d'epoca ha dato vita ad un simpatico raduno per ricordare i 500 anni dalla fondazione di Castellammare del Golfo. Le autovetture, una trentina tra Fiat 500 ed altri modelli, dopo aver sfilato per le vie della cittadina castellammarese, hanno fatto bella mostra di sé in Piazza Petrolio dalle 18 alle 22, attirando appassionati e curiosi. Affiancate da altre auto d'epoca e tirate a lucido, le Fiat 500 sono in grado di sopravvivere alla prova del tempo. Il sindaco Nicolò Coppola ne ha avute ben 17. Io sono, è vero, sono un appassionato di 500, o forse ero un appassionato di 500. La prima macchina che ho comprato era nel 1969 ed era appunto una 500, e era targata 81.000, Trapani 81889, pensa un po'. Da allora poi ne ho comprato altre 16, cambiavo sempre 500, più o meno elaborate. L'ultima che ho adesso invece la devo ancora sistemare per bene, farla più bella e poi magari farci la passeggiata. Il primo cittadino confessa di avere un debole per le auto d'epoca e di avere in garage anche una Fiat 600. Questa giornata sono venuta perché conosco tutti gli amici appassionati di macchine. Io per primizia non ho uscito una 600 che invece volevo portare. Però condivido la passione per le auto, la condivido, l'apprezzo e la sostengo per quello che posso. Ecco. La passione nasce fin da giovani, dall'università, per cui ho sempre seguito le macchine antiche. Poi questa in particolare, la 500L, è una cosa particolare perché è quella di mia madre, per cui in famiglia da sempre, praticamente uniproprietario come si vuol dire, dal 1972 è sempre stata con noi. Quindi qualche anno fa è stata restaurata tutta, rimessa in piedi e ora utilizzata per i raduni e come quello di oggi che è a Castellammare. Per i 500 anni era appropriata la 500 e quindi mi sembrava opportuno portarla. La manifestazione è stata organizzata dall'amministrazione comunale con la Frappè Animazione, Centro diurno anziani, la Scuderia del Castello e gli Amici del Cinquino. L'evento, allietato dalla musica e l'umorismo di un gruppo folcloristico, ha attratto non solo grandi ma anche i più piccoli. Per l'occasione, infatti, in Piazza Petrolio è stato allestito un parco giochi con gonfiabili e con l'animazione di clown che hanno distribuito coloratissimi palloncini.